Chi non sa chi è VC VCheck. Ciao a tutti ragazzi, sono Videogaming VCheck e sono qui ancora una volta con Hide and Seek. Perché l'ultimo episodio vi è piaciuto parecchio, quindi ho deciso di farne un altro. E scusate, insomma partiamo bene col video. E ho deciso di giocare fino a quando non vincerò una partita. Non come l'ultima volta che ho fatto due partite, sono arrivato tipo alla fase della preghiera e poi sono morto. Alcuni nei commenti hanno detto la fase della preghiera ragazzi non funziona. Però sì, funziona ragazzi, funziona. Funziona, fidatevi di me. Ok, sono un blocco di carbone dove posso andare a nascondermi. Io odio questa mappa perché non ci sono buoni posti in questa mappa. Cioè ci ho giocato tante volte però mai trovato un posto buono. E infatti ho sempre perso. L'unico posto buono è se sei un blocco di neve. Allora in quel caso puoi nasconderti bene. Comunque sia, ci ho giocato parecchio, come ho detto, a questa modalità. E ho guadagnato anche un po' di monete, non so come si chiamano adesso. Comunque sia, speriamo. No, guarda quel pezzo di neve. Lì è impossibile da cosare, da trovare. Dove posso mettermi io? Sta arrivando il tipo. Ok, forse sarò il primo a morire. Ma non è un problema, anche perché mi sembra che è incastrato da qualche parte il tipo. Sai cosa? Facciamo così. Ci mettiamo qua e vaffanculo. Forse morirò, non mi interessa. Però adesso che ci penso posso fare anche un po' di parkour. Vediamo un po'. Ho detto. Ok, lasciamo stare. Ci abbiamo provato, va bene. E questo posto sia. Ragazzi, vi voglio dire, da oggi sono un cantante country. Si sa che i cantanti country fanno. E questo sarà il tema della mia intro. Videogaming with check. Si gioca a nascondini. Ho una spada di legno. Ok, cosa sto facendo? Ragazzi, professionalità, ci vuole professionalità. In questo canale non la troverete, quindi mi dispiace. Ok, tu stai lontano da me. No, io so che tu verrai qua. Lo stanno uccidendo. Forse vado ad aiutarli, basta. Non mi piace stare fermo. Da, è morto, sì, grande. Ok, mi piace così. Tornerà sicuramente qui per cercare la sua vendetta. Abbiamo questo blocco di neve che mi proteggerà, vero? No, è andato via. E va. Oddio, no, non venire qui. Ok, bravo, allontanati. Ci sono ancora due cercatori e quindi questo round andrà a finire bene, speriamo. Non è che l'ho gufata, perché penso di averla appena gufata, spero di no. Oh no, non toccare quel blocco. Tu bastardo. Guarda, vai via, che se venivi qui, guarda. Ok, quattro seekers. Ai, qui comincia a farsi dura la situazione, ragazzi. E prima di registrare questa puntata stavo facendo una cosa abbastanza carina, a mio dire. Che stavo facendo un video sul leggere i commenti. E tipo, ci sono, perché alcuni di voi commentano in maniera così divertente che neanche vi immaginate. Quindi volevo tipo fare una compilation di, oh mio Dio, sono troppi, di questa cosa. 120 secondi intanto perché il gioco finisca e perché io vinco. Non è fisicamente possibile che io vinca in questo punto. Cioè, uno che cammina qui e vede una cosa del genere, 100% viene ucciderlo. Giusto quel tipo lì e questo qui. Ah, lo stesso tipo di prima, tra l'altro. È proprio un idiota comunque. Vabbè, e sì, insomma, stavo registrando questa cosa e era abbastanza carina. Ho fatto 6 minuti, sì, ma tipo è venuto fuori un 30 secondi video, quindi aspetterò di farlo per bene e poi lo caricherò, magari, un giorno, forse, probabilmente. 80 secondi, siamo vicini alla fase della preghiera. Speriamo di pregare il giusto Dio. Pregherò il Dio del Putis.
per chi sa, cioè se tu colui che guarda questo video sai cos'è il dio del putis, sei un grande, anche se sai cos'è un putis, sei veramente, io ti stimo. Fase la preghiera. Grazie dio del putis per avermi messo sotto questo tappeto rosso e grazie per non avermi fatto trovare, grazie per questi 50 secondi rimanenti e grazie per tutti la gente che sta morendo tipo lentamente, anzi molto velocemente più che altro, perché guarda lì quanti scendono. Sono tra gli ultimi 6, quindi mi ritengo anche abbastanza fortunato. Sono un ragazzo fortunato. Ok, questo è il tipico commentary dove tipo no, non posso farmi uccidere da uno che si chiama Swag. No, Swag, vai via, non mi conosci, sono caduto, porca troia. Ok, no, 13, no. Ci vediamo nel secondo round. Eccoci qua con l'inizio del secondo round, sono una fottutissima fans. So dove mettermi perché avendo esperienza di questo gioco ho sperimentato un posto praticamente imbattibile, che tipo è fuori dalla mappa, è tipo un glitch. Non mi piace fare questo tipo di giochi, ma devo assolutamente vincere. Quindi mi metterò qui e vedrò la gente che mi passerà vicino, sperando che non mi uccidano. Guardate quell'incudine dove si è andato a mettere. Comunque sia, questo gioco è un po' più dinamico, dato che si vede un po' tutta la strada, tutti quanti che passano vicino, che ti guardano, via, che ti guardano. E spero di vincere, cioè veramente, perché il secondo round tocca che si vince, cioè non c'è niente da fare. Nell'ultimo video, parliamo dell'ultimo video ragazzi, quanto sono carini. L'ultimo video, quello che ho fatto su Distruzione in Paradiso, è piaciuto a molti, come sempre, cioè, tra l'altro sono i miei video ragazzi. No beh, modestia a parte, ti prendo, madonna, ok, modestia a parte, dove, ah sì, mi avete consigliato un sacco di giochi e ho ricevuto commenti che dicono tipo, cioè non lasciare le serie che hai già fatto, cose così. Come ho già detto ragazzi, l'unica serie che ti salverò io, fans. Ho salvato quella fans. Mi sento un eroe. Cioè sono un grande, basta. No. Ok. sono un grande. Cioè, no, ma te ne, da me. Anche te. Ok. No. Mi avete consigliato un sacco di giochi, dicevo. Quello lì poco non torna da me a farmi il culo, insomma. Già, il problema della serie. Il problema della serie con Minecraft è che, tipo, non le lascerò per niente. Cioè, questo qui, se non mi vede, sei... Oh mio Dio, quanto sei stupido. E non la lascerò per niente, ogni serie, forse l'unica è Armati fino ai denti, perché sono impallato, non riesco più a far niente su quella serie. Quindi più che mettere un video dove Chuck muore tipo 10 volte e poi dire ciao ragazzi senza che si va avanti insomma nella serie. Oh mio Dio, quel Seeker sta per morire, quasi quasi vado oltre. No dai, ci sono altre 9 persone da uccidere. Tu, se non mi... Oh mio Dio, c'è una mezza idea di salvare quella fence, però... No. Penserò per me, sarò egoista questa volta. Oh mio Dio, come fa la gente a non vedermi? Vabbè, comunque sia. Sì, è giusto la serie Armati fino ai denti, quindi state tranquilli ragazzi. Vita da pirata, vita da addestratore, armati fino ai denti... No, aspetta, cosa sto dicendo? Oh mio Dio. Sì, continueranno comunque. Anche queste miniserie su minigiochi. Etch waiter. Avevo una mezza idea di fare un minigioco. Oh mio Dio. Non ci sto con la testa. Amico mio, tu mi capisci, vero? No. E se tu non mi vedi, sei proprio un idiota.
Momenti di terrore, momenti di terrore, quelli che sono appena passati su Video Gaming with Check. La tensione l'avete potuta sentire anche voi, perché questi momenti di silenzio proprio ti fanno tendere come se fossi un nervo di maiale su un arco da caccia. Comunque sia, mancano 75 secondi e ancora non sono stato trovato come altri 8 fellas insieme a me. E sembra abbastanza facile vincere questo round. Si inizia comunque la fase della preghiera. 3, 2, 1. Dio del Putis, fammi vincere questa partita, ti prego. Non era un orgasmo, cioè era un sì, finalmente posso vincere una partita perché ho invocato il Dio del Putis. Grazie Dio del Putis, che non è un cibo come molti di voi penseranno, ma quelli che sanno cos'è, avete guadagnato 10 checkpoints. Complimenti, 10 checkpoints a voi. Ok, sono degli ultimi 6 rimasti, mancano 20 secondi e 20 secondi anche alla fine di questo video. Se mi uccidono tocca che faccio un'altra partita, perché il nostro patto era che io gioco fino a quando non vinco. Quindi 10 secondi. Oh mio Dio, basta. Troppa pressione, devo correre. Via, troppa pressione. Muori. Ho vinto. Che bella partita. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.